come arriva la notte e resto sola con me, la testa a parte va in giro in cerca dei suoi perché, noi vincitori ne vinti si sono sconfitti a metà. Nel 1800 dall'America arriva la prima slot machine che si chiamava Liberty Bell, solo che all'epoca non davano soldi, erogavano sigari e caramelle e infatti dopo l'hanno cominciata a chiamare fruit machine, quelle che in Italia sono cominciate ad arrivare circa nel 1985. In Italia abbiamo questa tradizione, no? Il gioco per noi è una cosa carina, è una cosa che si fa, che unisce la famiglia. A Natale, chi è che non fa la tavolata per giocare? Lo Stato questa cosa non l'ha fatta. Però io vi giuro, io non sto a dar colpa a loro. La colpa è mia, che non ho saputo scegliere. La responsabilità è sempre la nostra. Siamo noi a decidere la strada dove andiamo. Mica è colpa dello Stato se ho cominciato a giocare. Dalla Costituzione italiana. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Sicurezza, libertà e dignità umana. Per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro, ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E senti, non c'è bisogno di parlare, serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati. E ci sarà il ballo delle certezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi aver sognato almeno per un secondo. Ci sarà. Credo che sia importante capire quando è che io l'ho conosciuta per la prima volta. Ero al lavoro, primo giorno, e al bar appena entro sulla destra ne vedo tre, tutte carine, eh? Ma a me, quando lei ancora non è entrata dentro di voi, non va avvolto col suo manto, non va stregato con quelle lucine. E sapete qual è la cosa più brutta però? Perché quando questo succede, voi non ve ne accorgete. E io ho cominciato a fare tutto per passare tempo con lei. Non mai stato. Non ero un padre, no. Ogni volta che stavamo insieme non era tempo. Era niente. Perché il mio corpo stava con lei e la mia mente stava alla partita che forse mi avrebbe fatto vincere qualcosa. E se quella partita non andava, allora cominciavo a pensare a come ottenere altri soldi, a come risolvere il problema del giorno dopo. Io per 12 anni non sono mai riuscito a guardare mia figlia negli occhi e dirgli davvero: ti amo, meraviglioso amore mio. Ci abita, chiedi il permesso ed io non so che ti premetto che prima alla parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo,
sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre ride il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove. È un quadro che dipingo di, con dentro il nostro nome, meraviglioso amore mio, bisogna averne. Se non ho paura mai, se non ho paura mai, se non ho paura mai. Capitolo doloroso. Mamma e papà. Io vi invidio. Invidio tutte le persone che possono dire ciao mamma, ciao papà e sentire ancora la risposta. Io non posso più, da tanto tempo ormai. Cioè la risposta la sento qua nella mia testa, sì. Tranquillo che l'hai fatto. Loro da lassù lo vedono. A me mi manca qua. Però tranquillo. Perché a modo tuo, tu gli hai chiesto scusa. A modo tuo. Quello che voglio dirvi, e forse la parte più importante, è perché ho deciso di uscirne. E dobbiamo parlare di 24 passi. 24 passi erano i passi che mi separavano dalla mia camera da letto al balcone della cucina. 24 passi precisi. Che io ho fatto una marea di volte nella mia testa. E una volta sola con le mie gambe. Sono sceso dal letto. E ho fatto sti passi. E quando al 24esimo passo io sono arrivato sul bordo del balcone, mi sono affacciato di sotto. E la domanda è stata, erba o cemento? È più dura l'erba o più dura il cemento? Ma io non mi meritavo di fare qua la fine. E allora ho fatto la cosa più importante della mia vita. Ho fatto un passo indietro. Secondo. Terzo. Quarto. E poi ho fatto la cosa più difficile per uno che è ludopatico o che ha qualsiasi dipendenza. Ammetterlo. Alza la mano e di io sono malato e c'ho bisogno d'aiuto.
E allora sono andato dallo psicologo. E la prima cosa che mi ha detto è stata: non puoi cambiare il tuo passato, ma puoi mettere un punto e costruire il tuo presente. Ora io non vi sto a raccontare il mio percorso terapeutico, perché non è importante questo, perché ognuno deve fare il suo, non è uguale per tutti. La cosa che bisogna fare è quel primo passo, perché se riusciamo a fare quel primo passo, qualcosa cambia. E poi mi sono chiesto la cosa più importante. Cioè, avevo 47 anni, porca miseria, vuol dire che ne ho vissuti 20. Che cosa posso fare per far sì che 27 anni non siano buttati? E ho deciso di scrivere un libro. Ci scommetto, Diario di un ludopatico. Perché, come ho detto all'inizio, bisogna metterci la faccia. E ho deciso che se fosse stato utile anche a una sola persona, quei 27 anni io non li avevo buttati. E così è stato. Ora il mio libro è stato letto da un po' di gente. E non è importante che lo leggano solo i ludopatici, eh? No. È importante che lo leggano le persone che gli stanno vicino. Perché sono quelli che più di tutti devono capire come possono aiutare un ludopatico. Devono capire che cosa vuol dire essere ludopatici. Non vanno compatiti. Ma sono dei malati. Quando imparate a conoscere il vostro nemico, non lo dovete cancellare, lo dovete stringere per mano e farlo camminare a fianco a voi. Non un passo indietro, né un passo avanti. A fianco a voi. Per poterlo guardare sempre negli occhi. Per poter veramente dire: io non c'ho niente a che spartire con te. Mai più. E che cos'è cambiato nella vita? E adesso, la mattina, esco, vado al bar, arrivo al mare, ordino un caffè, bevo e sorrido.